Salve a tutti amici, sono Nikron e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto Free Man Guerrilla Warfare, a gran richiesta, perché un mio caro iscritto mi ha chiesto vallo a rigiocare che l'hanno migliorato alla grande. E infatti non ho potuto constatare le abilità di sto gioco. Aggiornata la versione 212 ed è un early access, e per chi mi segue da diverso tempo saprà che ho avviato una serie Let's Try in cui appunto ho provato una vecchia versione di questo gioco e mi hanno detto che sono migliorato pazzesco. Quindi ragazzi, basta parlare e perderci in chiacchiere, iniziamo subito una nuova partita, perché questa sarà una nuova serie. Faction name ragazzi: Nikron Liberation Army. Faction logo ragazzi: è stato abilitato, quindi adesso abbiamo la nostra Nikron flag. Il nostro personaggio appunto sarà il nostro Nikron. Come faccia, vediamo quale scempio possiamo utilizzare. Io andrei sul tradizionale, capelluto con capelli neri. Ok, iniziamo. Come vedete ragazzi, questa è la mappa di gioco. Questa è la solita mappa di gioco, che è stata rimasta praticamente invariata. Hanno aggiunto un po' di effetti, hanno migliorato le bandiere, hanno migliorato un po' la grafica in generale. Vi mostro la barra dell'HD sopra, day 1, ore 10, il morale, il salario delle nostre truppe, $3000 che è il nostro cachet, abbiamo poi 190 di cibo e 200 di 2000 di carburante, scusate. Qua sotto, guest, possibilità di fare le missioni ragazzi, il party con le nostre unità che abbiamo a disposizione, che adesso andremo ad analizzare area per area. Prisoners, i prigionieri che possiamo catturare e poi magari rilasciarli o farli entrare dalla nostra parte. Inventario, con le nostre abilità, il nostro personaggio customizzabile e il nostro appunto inventario con la roba che possiamo trasportare dietro. Info, le informazioni di tutte le fazioni e delle statistiche. Come possiamo vedere ragazzi, partiamo da qui, l'Atom of the Revolution Forces ha 5 generali, un incombi di 6000 e la bellezza di 4 città. Pozen a battaglia è la stessa cosa ma con solo 3 città. Woman, Brotherhood sono i nostri nemici di pelle, quelli più vicini, e hanno soltanto 2 città. Poi c'è il Nikron Liberation Army, il Frikosax Army con ben 5 generali, un po' simile alla Top Revolution, e c'è Nikram Front Rebellion con 3 città e 3 generali. Sono diciamo le fazioni che troveremo appunto nel gioco, oltre i ribelli, che saranno la nostra carne di macello. Torniamo ai party ragazzi. I party ragazzi non è più come prima. Per chi ha visto appunto la versione precedente, prima ogni party aveva delle unità non modificabili e quelle unità, in caso di perdita di un membro dell'unità, poteva essere riacquistato con una spesa in soldi e quindi voleva reclutato il membro mancante. Adesso le unità sono completamente personalizzabili. Potrei non tenere più appunto la milizia squad, posso rinominarla, cambiare l'icona, cambiare il numero di membri all'interno dell'unità, addirittura creare delle squadre miste. Quindi magari artiglieri mischiati con diciamo fucilieri, cioè più articolato, molto più bello ragazzi, molto più bello. Allora, come vedete ragazzi, abbiamo fino a 9 membri, noi ne togliamo 4, così ne teniamo soltanto 5 e abbiamo la nostra inizio squad. Ne andiamo a creare una nuova e come vedete qui abbiamo i gradi delle unità, no? Queste sono unità cadette, unità semplici e andremo a morirle così. E qui invece abbiamo un'unità decorata di nome Anna, e sarà appunto il capo di questa unità che andremo a rinominare appunto in Anna Squad, con l'icona appunto di Anna. Come vedete la nostra Anna ha il suo equipaggiamento e noi potremo customizzare anche questo ragazzi, potremo dare i nostri oggetti a lei, migliorarla notevolmente, avendo delle corazze che troviamo in giro, delle armature, quindi appunto dei giubbotti di proiettili, elmetti, fucili, tutto quello che vogliamo. E poi abbiamo questa unità non assegnata che vedremo di creare una nuova unità e schierarla dentro.
Allora, per prima cosa, ragazzi, cerchiamo di avvicinarci alla prima città più vicina, appunto, Antopil. E iniziamo a fare la ricerca di eventuali ribelli. Come vedete ce n'è una qui da 15. Noi andiamo subito qui. Come vedete il menu anche della città è stato notevolmente migliorato. Hanno creato appunto delle informazioni. Hanno dato una diversificazione, uno stile che al gioco mancava nella versione precedente. Questa Antopil di proprietà di Frikosax Army, ragazzoni buoni, e dà giornalmente 2000 monete d'oro. 2000 dollari. Rimango alle monete d'oro perché giocando con Warband, ragazzi, sta fissazione delle monete d'oro è di classe. E allora, come vedete qua ci abbiamo diverse unità, vediamo se possiamo acquistare qualcuna a poco costo. 4800, 2500, 1900. Non si può comprare niente qui. Vabbè, mi prendo sto Milizia Squad, unità anch'essa da non unità, e me la compro tutta. Ah, ok, prima di acquistare, ragazzi, dovevo affrontare un'altra piccola questione, che è la mia inventory. Aspettate che ho fatto un po' di caos, siamo fermi, inventory. Le mie abilità. Per prima cosa andrei a spenderli tutti per la leadership, poi due per instructor, perché vuole vedere inventory, navigation, looting, medical, vabbè, uno looting e l'altro instructor. Questi, quelli che riguardano i punti arma, non li andrò a spendere perché all'inizio, ragazzi, abbiamo soltanto la pistolina e non è che abbiamo tutta sta buona volontà di tenercela stretta, eh. Io la prima occasione mi prendo un bel fucile d'assalto e mi tolgo il pensiero. E un paio di granate non vanno male, a frammentazione. Ok, equipaggiamento che sembro, non lo so, Miami Vice. E adesso torniamo ad Antopil e compriamo questi benedetti miliziani. Ok, ci sono rimasti 1000 dollari. E adesso andiamo a sistemare sto milizia party. Come vedete possiamo togliere 4 unità. Così. Magari facciamo un po' di squadre miste. Uomini e donne. E facciamo un'altra. Anch'essa. Anch'essa milizia squad. E abbiamo la bellezza di altri 5 uomini. Come vedete abbiamo 4 divisioni da 5 uomini. Change square. Eccola qui. Ok. Due donne che comandano due divisioni. E altri due uomini che comandano altre due divisioni. Siamo al completo. E adesso, ragazzi, abbiamo 20 uomini e andiamo a fare il nostro sporco lavoro. Allora, questi looting stanno viaggiando verso Antopil, quindi dovrebbero venirci frontalmente e inizierà il nostro primo scontro. Scaldiamoci. Per chi conosce, ragazzi, Freeman è stato migliorato parecchio, anche la mappa. Prima i nemici arrivavano da un'area rossa, che era l'area di guerra, e quindi lo scontro avviene in quella maniera. Adesso ci indica con una freccia la direzione dove arriveranno i nemici. Ovviamente tutto dipenderà da come piazzeremo le truppe noi. Milizia squad, Anna, tutti qui, eccoli qui. Allora, le squadre femminili le mandiamo qui. E le squadre maschili le mandiamo qui. E iniziamo. Quella è la mappa tattica, ragazzi. Muniamoci della nostra pistolina. Io seguo le ragazze. Il gioco, per chi l'ha visto migliorare di giorno in giorno, ragazzi, non avranno notato questi miglioramenti. Io invece sì, ragazzi, che vengo nella vecchia versione e poi ho aggiornato di botto la grafica, soprattutto nella mappa di gioco, nella mappa d'azione, è veramente mostruosamente migliorata. Quindi, magari migliorassero i giochi in quella maniera sempre. Comunque continua a essere migliorato. Non è che è abbandonato lì.
Io voglio fare il cecchino con la pistolina. Saltiamo qua e là per la mappa. Ma devo cercare comunque di avvicinarmi, perché altrimenti non li ammazzo più. Ok, sono qui ragazzi, sono tutti qui. Stavolta mi ammazzano, eh? E mi hanno ammazzato. Oddio. Ok. Li mando da soli. Abbiamo perso due uomini e abbiamo ottenuto quello che potevamo recuperare. Anzi, un Gusty M45, un bel mitra. Un bel che usa munizioni 7,62 Tokarev. Abbiamo iniziato male, ragazzi. Male, male, male. Abbiamo beccato un looter. L'abbiamo portato prigioniero. E lo lasciamo qui per adesso. Non ci interessa. Qui si stanno vendendo Antopil. Vediamo se riusciamo a vendere un po' di roba. Magari. Allora, inventario, quello che può servirci ce lo becchiamo noi. Ok, giubbottone di proiettile. Beh, non è il giubbottone di proiettile, comunque una tenuta militare che ci dà un piccolo vantaggio. Qui abbiamo il mitra, una difesa maggiore per le gambe. Queste sono munizioni standard che non possiamo utilizzare per i Gusty M45, quindi dobbiamo comprarle. Ok. Quindi Repawn Dealer, che rivendiamo, vendiamo un po' tutto, quello che non ci serve. 900 guadagniamo e poi le munizioni per i 7,62 Tokarev, ce ne prendiamo due. E magari queste, due di queste. Ok, abbiamo 2000 punti. Qui non possiamo comprare nulla, non me ne faccio di questi uomini, sono troppo forti, costano troppo direi. Ok, che ne dite che magari rimaniamo la notte qui e ci riposiamo, visto che sono diventati 27 quelli 15. Prendiamo 95. Aspettiamo che qualche looter, che sarebbero anche dei loser, si avvicinino. Sono 16, noi, se non sbaglio, 19. Potevo 18, siamo. Fast deploy. Questo di qua ci permette di mandare i nostri uomini automaticamente allo scontro. Faranno tutto automaticamente. Ovviamente noi sempre attivando la mappa di gioco, la mappa tattica, possiamo dargli degli ordini. Per adesso hanno avviato l'autocombat, quindi faranno tutto da solo. Spesso e volentieri si ritroveranno a perdersi sulla mappa, Non vi chiedo, guardate dove sono tutti i nemici. Stanno salendo per la collina, guardate qua. Andiamo a vedere, eccolo qui quel fucile di merda, abbiamo recuperato. Mi raccomando ragazzi, fatevi ammazzare tutti come ho fatto prima io. Trovate degli alberi e nascondetevi. Dai, muori!
essere ammazzato, dai. Ah, porca miseria. L'ho ammazzato, l'ho ammazzato. Sono due ammazzati, eh. Sono tre ammazzati. Devo stare attenti. Traiamoci. Sono tutti qui. Ma dove sta andando? Vedete ragazzi, vedete, questo è un problema. Praticamente ci siamo trovati un'unità in meno. Quelli stanno andando contro i nemici. Farsi massacrare. Sono qui, sono qui, sono qui. Dai. L'ho eliminato io, eh. Ho perso 5 compagni e ne ho ammazzati 4 io. Vedete ragazzi, bisogna stare molto attenti in queste partite, perché comunque essere tattici è la miglior cosa. Io ho voluto provare a mantenere appunto tutto automatico ed è stato un massacro. Ok, 3 prigionieri ragazzi. Proviamo a utilizzare la propaganda. Per convincerli a passare dalla nostra parte. Ci siamo riusciti con uno di loro. Eccolo qui. E lo diamo alla squadra di Anna. Sono tutti feriti. Ok. Freedom Fighter diventa il capo della squadra. Come vedete ragazzi, possiamo personalizzare praticamente tutto. Abbiamo reso un soldato semplice, adesso un soldato con nettamente più esperienza. Cambiamo addirittura anche l'icona della squadra. E magari mettiamo questa. Qui abbiamo due donne che hanno migliorato parecchio la loro abilità. Altro miliziano. Certe volte ragazzi conviene spendere soldi per migliorare le proprie unità, altrimenti comprarvi delle nuove. In alcuni casi ragazzi è meglio spenderli quando la loro vita è abbastanza bassa, perché come vedete riacquistano subito la salute persa precedente. Ci hanno decimato ragazzi, ci servirebbe l'acquisto di una nuova squadra per diciamo smembrarla e schierarla per tutte le nostre unità. Vediamo un po'. Recruit. Beh, costano tanto. Allora, facciamo una bella cosa. Io vado all'inventario, vado a spendere i miei punti stavolta per agility. Vediamo se c'è qualcosa che posso utilizzare per camuffarmi. Tactical Shirt Blanche. Beh, camuffaggio, camuffamento, non mi interessa. Elmetto. Ci difendiamo un po', dai. Adesso delle cose posso vendere tutti. Pantaloni, 15 d'armatura. No. Ok, dobbiamo comprare un po' di munizioni. E ce l'abbiamo qui, così, no? Questa pistola e i due detoker ce li teniamo lì, belli stretti. Ok, mercante.
prendiamo tutto quello che abbiamo, meglio dire quello che non ci serve, due pantaloni, ci deve dare 1500, ma non ce li ha. E con la scusa prendiamo altri due caricatori di questi. Vabbè, facciamo 3, facciamo 4. Ci deve dare perfetto la cifra che abbiamo bisogno. Abbiamo 3270. È il momento di andare a visitare Rogachip. Abbiamo bisogno, ragazzi, di un'altra unità per sistemare un po' tutti. Recruit Soldier. E quella costa di meno. E questa di qui. Inizia Squad. Ok. Ci restano nuovamente 1000. Mercante non possiamo vendere nulla perché parte batterie. E i pantaloni. Sono sempre 300, ragazzi. Ci fanno comodo. Adesso andiamo al party. Party, abbiamo appunto la squadra formata da 9 uomini che andremo a smembrare. Daremo alle unità che mancano un po' di supporto. Lascia le donne, togli gli uomini. Ridiamo, inizia squad. Ok, abbiamo 23 uomini, ragazzi. E passeremo la notte a Rogachip. Ci riposiamo un po', facciamo salire un po' il morale. E Rogachip è sotto assedio pure. Siamo tutti ad andarcene. Eh sì. E dobbiamo cercare altri ribelli, ragazzi. Vediamo un po'. Io direi che per questo primo video, ragazzi, può essere tutto. Abbiamo visto come muoverci in questo gioco e speriamo che questa bella serie sia gradita a voi e la seguite in parecchio. Ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Bye bye. E qui si conclude il video, ragazzi. Spero sia stato di vostro gradimento. Se è così, dimostratelo con un like, un commento, condividendo il video sui social e ovviamente iscrivendovi al canale. Vi lascio ad altri miei video. Ci vediamo alla prossima!